La quarta edizione del premio internazionale Semplicemente Donna ha come missione la lotta contro la violenza di genere, un argomento particolarmente delicato che ogni giorno la cronaca ci ricorda. Il primo appuntamento di questa edizione è stato al liceo Vittorio Colonna di Arezzo, dove Jasvinder Sanghera ha incontrato gli studenti per un dibattito sulla figura della donna e sulla violenza di genere. Sanghera lotta da sempre contro il fenomeno dei matrimoni forzati. Hanno una linea guida all'aeroporto che praticamente riceve le telefonate e hanno tantissime chiamate e molte persone lo chiamano, soprattutto persone giovani che sono preoccupate di essere portate via dall'Inghilterra e una in particolare chiamò questa guida linea e perché era preoccupata di sposare un uomo che non avrebbe mai conosciuto, ma era eccitata di vedere il suo paese, quindi la sua cultura. All'inizio non gli fu permesso di andare, ma lei insisteva di andare, di scoprire. Quindi tutti quelli che la circondavano cominciarono a dire che se davvero era così, quindi forzata a un matrimonio, di parlare con le persone che la circondavano all'aeroporto. Dice che non poteva perché i suoi familiari, soprattutto fratelli e sorelle, la seguivano dovunque lei andasse. Quindi il consiglio che lei dà è quello di appunto mettere nelle vesti questo oggetto di metallo, che l'avrebbe anche potuto fare dal momento che fosse andata all'aeroporto. Because she's been told she will be forced to marry. Perché per essere chiesta appunto di questo matrimonio forzato. So, ma dal momento che questa persona va sotto il metal detector comincia a suonare, perché appunto è di metallo. So, quindi ha la sua possibilità di parlare a parte con un uomo e raccontare tutte le sue idee. È stato un preziosissimo spunto quello della dottoressa Sanghera per più di una ragione. Da un lato perché se i matrimoni combinati in Italia si sono ridotti nel numero, per quanto riguarda gli italiani, probabilmente cominciano a riaumentare nel numero per quanto riguarda gli immigrati. La violenza che ne consegue in taluni casi, non in tutti, è purtroppo un aspetto preoccupante, preoccupante a tal punto, ma il legislatore ci è già arrivato, a tal punto da introdurre anche nella legislazione italiana il concetto di violenza domestica.